Aspettando la crono di Barolo di domani, la Collecchio Savona di oggi, 249 km, poteva essere una tappa tranquilla, ma non sono mancati i colpi di scena. Prima del via, il ritiro della ex maglia rosa Michael Matthews. Una volta partiti, il ritmo è molto alto, la media della prima ora è oltre i 49 orari. Due cadute mettono fuori gara Fabian Wegman e Luke Durbridge. In fuga se ne vanno in 14, compresi Moser e Thurau, due cognomi che riportano alla volata dei mondiali del 77 a San Cristobal, vinta dal trentino, zio di Moreno. Poi la corsa arriva sulla salita di Naso di Gatto. Julian Arredondo parte dal gruppo a velocità doppia, raggiunge la fuga e si aggiudica il secondo GPM di giornata. In discesa verso Savona il gruppo si ricompatta. Mancano 19 km quando Michael Rogers allunga. L'australiano, tre volte campione del mondo a cronometro, passa per primo sul traguardo di Savona, con 10 secondi di vantaggio sugli altri. E per l'Australia continua la festa in questo giro, con la maglia rosa che rimane sulle spalle di Cadel Evans. Immutati i distacchi in classifica generale. Fino alla crono, Barbaresco Barolo.